andrà in onda Nero su Bianco, settimanale di fatti accaduti nelle Marche. Grazie a... L'energia ha oggi un cuore tutto marchigiano. Gold Energy. Luce e gas. L'energia che ti conosce. Gold Energy ha sede a Senigallia. È un'azienda giovane e vigorosa, ma alle spalle ha l'esperienza di Golden Gas ed Eurogas, compagnie del settore con oltre 50 anni di attività. Con Gold Energy non avrai sorprese. Per una precisa scelta aziendale propone infatti offerte studiate su misura per ogni esigenza. Offerte trasparenti, ma soprattutto convenienti. Questa è la garanzia Gold Energy. Gold Energy viene direttamente a casa tua attraverso i suoi family manager, professionisti pronti a dare consigli, assistenza e proporre le migliori condizioni offerte dal mercato di luce e gas. Oppure puoi recarti direttamente a un Gold Energy Point. Molto più che semplici punti informativi, sono un vero e proprio presidio del territorio dove si consolida un rapporto con i clienti basato sul dialogo e l'ascolto. I Point Gold Energy sono un punto di riferimento tradizionale e al tempo stesso innovativo, a cui ciascun cliente può accedere facilmente in ogni fase del rapporto commerciale, dall'analisi preliminare dei fabbisogni all'assistenza post vendita, sempre col sorriso sulle labbra, con competenza e la necessaria tempestività. Oltre 50 Gold Energy Point in Italia, tanti anche nelle Marche. Visita il sito www.goldenergy.it e cerca il point più vicino alla tua casa o alla tua azienda. Troverai chi ti aiuta a capire la tua bolletta, le risposte ad ogni tua domanda su luce e gas, ma soprattutto l'offerta più bassa e trasparente tra quelle presenti sul mercato. C'entra il risparmio. Passa a Gold Energy. Gold Energy, l'energia che ti conosce. Il nostro più cordiale saluto, cari amici, e bentrovati all'appuntamento della domenica con Nero su Bianco. Vediamo insieme i titoli in scaletta quest'oggi. Partiremo da Civitanova in festa per la Lube, campione del mondo, e poi rivedremo le immagini invece della frana di Ancona di 37 anni fa. Una campagna di sensibilizzazione della Caritas di Senigallia e ancora insieme contro le frodi, Agenzia delle Entrate, INAIL e INPS. Aiesi è stato salvato in extremis un murales di blu ed infine visiteremo un suggestivo presepio a Mondolfo. Questi sono i titoli. Iniziamo subito con il primo dei nostri servizi, con Civitanova e con essa tutte le Marche naturalmente, che festeggiano la Lube, campione del mondo. Un anno veramente fantastico per la squadra di Fefe De Giorgi, prima lo Scudetto, poi la Champions League e domenica scorsa anche il Mondiale per Club, tra l'altro l'unico titolo che mancava nella prestigiosa bacheca della società civitanovese. Appunto Civitanova, vediamo come ha accolto martedì scorso al suo ritorno la squadra nel servizio di Tatiana Cursi dal videogiornale del 10 dicembre. Balliamo sul mondo scritto in tutte le lingue dei giocatori. Questo è il benvenuto che la tifoseria della Lube ha fatto trovare al team campione del mondo all'Eurosuole Forum di Civitanova. I giocatori sono tornati in Italia prima della ripartenza per l'appuntamento di Champions del 12 dicembre con i campioni cechi del CSKE. Un momento per festeggiare l'impresa del Mondiale per club in Brasile. Fefe De Giorgi ha raggiunto il suo triplete con il campionato italiano e la Champions. Ci tenevamo tantissimo, sia per la storia della società, ma anche molti giocatori, la squadra. Questa è una manifestazione che volevamo a tutti i costi cercare di vincere. Credo che lo abbiamo dimostrato, lo abbiamo meritato, perché soprattutto nel terzo set siamo stati veramente aggrappati con tutto quello che c'era, insomma. Per Guantorene il quinto mondiale vinto, per Bruno è il modo migliore per concludere la carriera. Me lo dico alla società, a tutti noi, perché è giusto che riconosciamo quello che abbiamo fatto. È stata una roba straordinaria, questo 2019 è stato incredibile, quindi è giusto
commemorare un anno del genere con una bella festa. Purtroppo il tempo non ce l'abbiamo, siamo rientrati oggi, domani ripartiamo, quindi sarà difficile, ma sicuramente prima di Capodanno troveremo un modo per festeggiare, insomma, queste belle coppe, perché è giusto che sia così. Orgoglio, no? E la consapevolezza che il lavoro è la base di tutto, no? Io nella mia vita ho sempre detto che chi ha voglia di arrivare in fondo deve lavorare tanto. Io provo a fare questo ogni giorno, dedicandomi al massimo, e è una soddisfazione grande quando riesci ad arrivare a questi traguardi. Il palmarès della Lube si arricchisce ormai, ne fanno parte 5 scudetti, 2 Champions League, 5 Coppe Italia, 3 Coppe CEV, una Challenge Cup, 4 Supercoppe italiane e ora, l'altro giorno in Brasile, è arrivato anche il Mondiale per club. Fin dall'inizio di questa stagione abbiamo detto che il risultato importante era questo. L'abbiamo ottenuto direi anche in una cornice, se vogliamo, di avversari molto molto validi. Sono stati bravi, hanno giocato di squadra e soprattutto nei momenti in cui c'erano delle difficoltà tecniche e fisiche, chi è entrato ha fatto appieno il proprio dovere, quindi ha vinto veramente la Lube questa volta. La notte tra il 12 ed il 13 dicembre di 37 anni fa, era il 1982, la frana che sconvolse letteralmente Ancona, in particolare tre quartieri, Posatora, Borghetto e Torrette. Noi abbiamo ritrovato queste immagini di TV Centromarche, appunto, di 37 anni fa. Silvia Barchesi dal videogiornale del 12 dicembre. La strada Flaminia che costeggia il litorale squarciata da voragini, la ferrovia deformata con i binari come montagne russe e centinaia di persone costrette a lasciare le proprie case. Sono i fotogrammi ormai sbiaditi, immortalati dalle nostre telecamere 37 anni fa, che raccontano un dramma ancora nitido nei ricordi di chi l'ha vissuto e che la città di Ancona non dimentica, quello della frana Barducci. È la notte tra il 12 e il 13 dicembre del 1982, quando dopo l'ennesima abbondante pioggia registrata dopo un periodo di siccità, dalla collina del Montagnolo, un gigantesco smottamento con un fronte di 2,5 km inizia a muoversi e travolge una parte del quartier di Posatora prima di arrivare a mare per cancellare definitivamente il Borghetto e ferire a morte la Palombella. 342 ettari di terreno urbano e suburbano scivolano a valle, trascinando con sé anche paura e distruzione. 280 edifici distrutti, un ospedale e una casa di riposo danneggiati, la facoltà di medicina dell'università lesionata, più di 3.600 persone evacuate, 2.500 quelle sfollate rimaste senza una casa e circa 500 anche senza un lavoro. Sono i numeri che, come un bollettino di guerra, disegnano i contorni di una vera e propria apocalisse per Ancona. Un punto di svolta che segnò anche una presa di coscienza che con quella frana bisognava convivere e che portò alla nascita di una nuova cultura della prevenzione. Dalle demolizioni dell'83 partì la fase di consolidamento della frana e poi la ricostruzione fino al 97. 70 abitazioni rientrano ancora oggi nel perimetro della zona a rischio. Di qui, nel 2008, l'attivazione del sistema di Early Warning, un sistema di monitoraggio integrato che controlla H24 i movimenti del terreno nella zona della frana e che consente alla popolazione di continuare a vivere in quell'area in sicurezza. Un sistema, questo, che è diventato un modello studiato anche a livello internazionale, con cui Ancona, anche oggi, fa scuola al mondo. Una bella campagna di sensibilizzazione della Caritas di Senigallia. Ridiamo dignità il claim, direttamente coinvolti 13 personaggi, tra i quali l'allenatore della nazionale femminile di pallavolo, Davide Mazzanti, ma sono ancora tanti i senigalliesi che ci stanno mettendo direttamente la faccia nell'apposita app. Ma vediamo il servizio che è di Caterina Cantori dal videogiornale del 7 dicembre. Il
volto del fotografo Lorenzo Cicconi Massi, dell'imprenditore Tonino Dominici, del musicista Andrea Celidoni. Sono solo alcuni dei 13 personaggi della città e del territorio di Senigallia che hanno accettato l'invito della Caritas e ci hanno letteralmente messo la faccia, aderendo così alla nuova campagna di sensibilizzazione e solidarietà che Caritas Senigallia ha ideato per sostenere le azioni di volontariato e di intervento a favore delle povertà locali del territorio. Hashtag Ridiamo Dignità, questo lo slogan dell'iniziativa presentata al Cinema Gabbiano di Senigallia davanti a una platea composta dagli studenti del liceo classico Perticari. Sul palco i 13 protagonisti, i cui interventi sono stati intervallati dalla voce narrante che ha raccontato le storie di Luigi, Grazia, Fabio, solo per citarne alcuni. Persone che in un momento di difficoltà della loro vita hanno potuto contare sul volto amico del volontariato. L'obiettivo è quello di invitare sempre più persone a mettersi la faccia e mettersi in gioco. Questo perché crediamo molto che la società abbia bisogno di queste testimonianze, questo modo di vivere la vita mettendosi in relazione dell'altro, spesso l'altro bisognoso. Con questo stile di vita potremmo veramente testimoniare una società più solidale, più attenta agli ultimi e agli altri, ma anche più coesa tra se stessa. Quindi l'idea è proprio questa, di fare una campagna dove possiamo contagiare più persone possibili, contagiarne tante, ma proprio con questo slogan di ridare dignità all'altro. Una campagna che mira a diventare virale. Cliccando sul sito Ridiamo Dignità sarà dunque possibile pubblicare il proprio selfie e mettersi in gioco. Quindi invitiamo tutti ad andare in questo sito, ridare dignità, ridiamo dignità, proprio con questo obiettivo, ci metto la faccia. Un primo passaggio magari poi verso il mondo del volontariato. Assolutamente sì, penso e spero che chi ci mette la faccia poi si metta anche un po' in gioco. Insieme contro le frodi è stato siglato un protocollo di intesa tra Agenzia delle Entrate, INAIL e INPS appunto per combattere le frodi fiscali. Sentiamo Caterina Cantori dal videogiornale dell'11 dicembre. Un protocollo d'intesa primo in Italia che vede la collaborazione di INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate delle Marche, uniti per contrastare i fenomeni di frode fiscale basati sul meccanismo delle compensazioni di debiti contributivi o assicurativi con crediti fiscali, derivanti ad esempio da falsi crediti IVA o comunque da infedeltà fiscale. Nel momento in cui INPS o INAIL ci sottopongono all'attenzione un contribuente, noi faremo prima le nostre verifiche interne, quelle da sistema, interrogando le nostre banche dati, dopodiché se ci rendiamo conto che effettivamente esistono delle criticità anche al di là e soprattutto al di là di quelle segnalate dai colleghi, attiviamo quello che è il controllo vero e proprio, che può essere la cosiddetta verifica, quindi un controllo esterno o un controllo interno con l'accertamento. Il documento è stato firmato dai 3 direttori e permette uno scambio di dati e informazioni che consenta in tempi rapidi di chiarire posizioni dubbie o comunque snellire l'iter di controllo. Il problema proprio nasce dal fatto che chi presenta la dichiarazione dei redditi, prima che avvenga su questa dichiarazione dei redditi le verifiche, avvengano diciamo le verifiche previste da parte dell'Agenzia delle Entrate, c'è un margine di tempo abbastanza lungo, quindi abbiamo 5 anni l'agenzia, diciamo a tempo 5 anni. Nel frattempo che cosa può succedere? Che in questo caso il soggetto compensa con eventuali crediti INPS o INAIL ciò che si è portato a credito e che di fatto potrebbe non esistere. Il protocollo prevede la costituzione di un tavolo tecnico per il confronto e il coordinamento delle metodologie da utilizzare per l'attività di accertamento, che consente anche di pulire gli archivi da posizioni diventate inattive ma non comunicate. Uno degli indici sintomatici se una posizione è cessata o meno è vedere se anche la partita IVA del soggetto è ancora in essere oppure è stata cancellata. Abbiamo avuto uno scambio di informazioni con l'Agenzia Entrate che ci ha permesso di completare l'istruttoria rispetto a alcune posizioni e quindi di pulire gli archivi da quelle posizioni che, non essendo più attive, ingolfano, rallentano, portano costi all'attività di accertamento.
E adesso ci spostiamo invece a Iesi, dove rischiava di scomparire un murales del noto street artist Blu. È stata trovata in extremis una soluzione, ce ne parla Marta Vescovi dal videogiornale del 10 dicembre. Dell'originale era rimasto poco a causa del passare del tempo e delle intemperie e ha rischiato di scomparire del tutto il murales realizzato nel 2011 da Nicola Mariani, artista senigalliese, noto in tutto il mondo con lo pseudonimo di Blu. L'opera rappresentava il profilo di un uomo con le orbite degli occhi vuote, intento a pregare e succhiare uno spaghetto che esce dalla sua testa, un essere che mangia se stesso e che rappresenta una drammatica visione dell'Italia che si consuma dall'interno. Il murales, ben noto a chi si trovava a passare in treno, forse poco conosciuto ai più, ha rischiato di scomparire del tutto a causa dei lavori di ristrutturazione avviati dal comune sull'edificio che in passato ha ospitato il TNT e che da tempo era in disuso. A salvare il murales, come riporta il giornale Il Resto del Carlino, un artista di passaggio che ha fatto notare il valore dell'opera al responsabile del cantiere. Il risultato è che i lavori sulla facciata che ospita l'opera sono stati interrotti. Messo in sicurezza quello che dell'immagine non è andato perso, il resto della superficie sarà ripulito dalle incrostazioni, pronto per Blu se vorrà tornare a rinfrescare il volto della sua creazione. In questi giorni è tornato nelle nostre case il presepe, può essere più o meno artistico. Noi siamo andati a visitarne uno decisamente particolare a Mondolfo. Sentiamo Caterina Cantori dal videogiornale del 12 dicembre. A casa di Armando Dorazio a Mondolfo è Natale tutto l'anno. Qui Gesù Bambino è ospite per quasi 12 mesi. Da oltre 10 anni, infatti, questo seminterrato al civico 37 di via Vittorio Veneto ospita la Natività. Ad accoglierci sono i canti dei pasquellanti della Val Cesame di Castelvecchio. Già fuori casa, infatti, c'è un'anticipazione di ciò che è custodito all'interno. Un grande presepe alla cui cura e allestimento Armando si dedica tutti i giorni e che nel periodo delle feste diventa meta di famiglie scolaresche. La notte della vigilia quindi sta aperta. Sì, sì. Arriva anche durante, diciamo, gli altri giorni natalizi. Vengono tutti. Trovano sempre aperto. Famiglia, sì. Accanto alle location tradizionali, tutte realizzate con materiali di recupero, trovano spazio riferimenti all'attualità, come l'omaggio a Matera, capitale della cultura, o alla storia locale con la Corte dei Malatesta. Il presepe è la grande passione che Armando coltiva sin da bambino e che con la pensione ha potuto esprimere appieno. La sua natività resta allestita fino a Pasqua, poi, dopo la benedizione, viene smontata, ma subito dopo la festa ripartono i lavori in vista del Natale. Dedicarmi, sono in pensione, allora mi dedico ai bambini della scuola e preparo per loro. E i bambini quando vengono cosa dici? sono entusiasti. Vuol trasmettere questa sua passione anche alle giovani generazioni. Appunto, fare questo lavoro qua. E con il presepe di Mondolfo, cari amici, siamo giunti al termine di questo appuntamento di oggi con Nero su Bianco, il nostro approfondimento che tornerà come sempre domenica prossima. E allora a me non resta che ringraziarvi dell'attenzione ed augurarvi un buon proseguimento con i programmi di TV Centro Marche. Arrivederci. Nero su Bianco, in collaborazione con... L'acquisto di un'auto va valutato attentamente. Importanti sono i servizi offerti prima e dopo l'acquisto. Fondamentale è affidarsi ad una struttura seria e competente. Concessionaria Frulla, da più di 40 anni nel settore dell'automotive. Storicamente con Fiat, ora anche con Lancia e Abarth. Nei suoi saloni di Senigallia, in via Botticelli, e di Iesi, in viale della Vittoria, Frulla garantisce la più completa affidabilità a beneficio di ogni automobilista. Frulla vi propone un'ampia serie di servizi, autovetture e veicoli commerciali, nuovo e usato, anche aziendali e chilometri zero. A completare il tutto, la possibilità di finanziamenti personalizzati, assicurazione furto e incendio, estensione della garanzia. Frulla cura poi al meglio tutto l'aspetto post vendita, affidato a personale altamente specializzato, sempre aggiornato attraverso frequenti corsi professionali. Tutti i lavori di officina, ora anche preparatori Abarth.
cambio gomme, carrozzeria e linea revisioni per veicoli fino a 35 quintali. Con un parco mezzi adatto ad ogni situazione, Frulla è inoltre soccorso stradale leggero e pesante, con il servizio di depositeria giudiziaria. In caso di necessità, il numero 335-7767224 è attivo 24 ore su 24. Una passione di famiglia da più di 40 anni. A Giordano e Clara Frulla oggi si affiancano i figli Marta, responsabile commerciale, Marco, responsabile soccorso stradale e amministrativo, e Mauro, responsabile assistenza post vendita, insieme a tanti altri professionisti nei rispettivi settori. Una continuità che è ulteriore garanzia. Frulla, a Senigallia in via Botticelli 43 e a Iesi in viale della Vittoria 3. Concessionaria Fiat, Lancia, Abarth e Fiat Professional. Dal 1971. Passione in movimento.